Buonasera a tutti, ben ritrovati su UESA Twitch. Ciao Cherosene, sono contento di beccarti. Benvenuto Yangat, benvenuti ragazzi, grazie di esserci come sempre. Ciao Gabriele, ciao Aztec, buonasera a tutti. Ciao Mastro Pisto, benvenuti guys, questa sera... presumibilmente le cose si fanno un pochino più spinose per il nostro Simon Kuzland. Ciao, siamo stufi dei Bee Gees. Ciao Gabri. sì, oggi sì, oggi PES. vediamo, grazie Albi, grazie mille dei 18 mesi. Thank you very much, davvero. Sono pronto a iniziare, in realtà sono arrivato con un buon minuto di ritardo, grazie Pasquale Omega, grazie mille dei tre, grazie davvero per il supporto ragazzi. E saprai che, come vedrai anche dal titolo, siamo alla quarta puntata, quindi abbiamo già fatto qualcosa, devo dire non tantissimo considerando che abbiamo già messo da parte, penso, una buona decina di ore. Non abbiamo ancora quello che si può definire un vero e proprio party. Intanto ciao Kieldor, ciao Frazuk, ciao Karantez, Dario. Non abbiamo ancora quello che si può definire un vero e proprio party, nel senso che mi sembra che il gioco ci stia ancora dando dei personaggi così spot. Io presumo che, non so, esperienza di Baldur's Gate, presumo che alla lunga ci troveremo con un gruppo... vero, stabile, no? In qualche modo. Comunque, stiamo a vedere. Direi che possiamo fare carica partita. Ciao Evry. Direi che possiamo fare... qual è il... no, molto meno di 10 ore. Questo è un salvataggio rapido. Questo è un autosalvataggio. 4.22, 2.26... brutta gag. Perché abbiamo solo degli autosalvataggi. 7.29, 7.32. Grazie. 61 Lota. Grazie mille del supporto. Siamo sicuri che questo è il salvataggio? Sì, in realtà mi pare proprio di sì. Ok, facciamolo. Via. Hop. Ciao ragazzi. Buonasera. È un salvataggio rapido che quindi viene considerato come un autosave. Ok. Ok, benissimo. Dovremmo avere per la prima volta in gestione un caster, quindi bisognerà un pochino che io lo impari, penso che le varie abilità saranno da prendere un pochino più in considerazione. Facciamolo. Eccoci qua, questo è il gruppo, abbiamo il nostro incantatore che... Bene. C'è Simon davanti, questa è la cosa più importante. Sappiamo che dobbiamo entrare nella torre, sappiamo che sono uccelli per diabetici, come si suol dire. Andiamo. Subito un combattimento. E direi che dobbiamo andare ad aiutare qualcuno, quindi ci lanciamo senza troppi indugi. Ah, per un attimo mi sono detto, ehi, chissà se qualcuno diventerà un membro del gruppo. Morto. Ok, abbiamo degli Arlok. Di mappa ce ne sono altri due che arrivano di là. Forza. Ok, lui casta di base. Non stavo neanche cagandolo. Lui casta di base, questa è una cosa molto positiva. Gli abbiamo messo il beverone del mana, quindi speriamo che basti. E voglio sperare che tutto questo sia fatto abbastanza in automatico. Ragazzi, concentriamoci su questo che è già ferito. Coprirlo sarà straordinariamente importante rispetto al passato, voglio dire rispetto agli arcieri, perché è col cavolo che questo si difende in corpo a corpo. Ok, vedo che i suoi dardi, qualunque cosa stia facendo, sembrano buoni. Diamo un'occhiata alle magie che ha a disposizione. Allora, lui ha fatto il quadrello arcano, che sarà il dardo incantato della situazione. Esplosione infuocata, che sarà quello che devi stare attento a non beccare gli amici. Debolezza,
Aspettate che devo fare shift tab, scusatemi un secondo che devo levare questa roba che voi non vedete. Voi non vedete le sovraimpressioni di Steam, ed è meglio così in realtà. Armi infuocate, incanta le armi da mischia, non è male assolutamente. Fulmine, ancora una volta bisogna stare attenti agli alleati, ma questi sono forti, quindi bisognerà pensarci. Nelle situazioni di bisogno dovremo usarlo in modo abbastanza strategico. Grazie mille Petro, grazie del supporto. Glielo devo dare io? Sì, qua ce ne ha comunque. Adesso lui a livello di mana è messo ancora abbastanza bene. Forse riusciamo a far passare del tempo fra un combattimento e l'altro per consentirgli di rifillarsi. Qui ha lo scudo arcano. Se vediamo che qualcuno gli arriva addosso, bisognerà pensarci. Paralizzare. Questo gli fa guadagnare tempo. Questi li vedo abbastanza difensivi. Non ho idea davvero di quello che sto facendo, però speriamo che mantenga le distanze e tutto vada bene. Ok, per ora quello che fa in automatico va bene. Vedremo più avanti. Allora, qua abbiamo due nemici da questa parte. Non conosco bene quest'area, perché mi pare che non ci siamo... Esatto. Ma in realtà sì, l'avevamo già... Avevamo già camminato qui. Hanno proprio sfondato, i nostri amici prole oscura, che amici non sono, anzi... Ok, qua c'è un arciere. Andiamo. Bravissimo Hidetaka. Non solo ottimo allenatore di calcio, ma anche fantastico quadrupede. Perfetto. Grazie mille Pleticosa, grazie degli 8 mesi. Benvenuti a tutti, ragazzi. Qua siamo già nel cuore dell'azione. Ok, questa... sai, beh, in realtà mazzate ne abbiamo prese e tante. Bisognerà riposare un secondo se ne abbiamo modo. E soprattutto vedere se abbiamo qualcosa. Malachite, sono soldi, immagino. Mancerò un cazzo, cioè soldi, va bene. Ok, molto rapidamente siamo full. Questo è importante. Allora, cerchiamo di capire... Eh sì, c'è del ravanaggio. Ok. Quindi dovremmo essere osservativi. Chissà se vale la pena dare un arco al mago. Chissà se il mago può sparare con l'arco. Una cosa che approfondiremo in un'altra situazione. Adesso voglio andare abbastanza dritto per dritto. Mio Dio, le sovrapposizioni di roba, come si vede male. In pausa. Qualcuno vivo lì, tra l'altro. Curiosa sta cosa. Grazie dai Max Paolo. Grazie Federico per il recap. Adesso io lo leggerò quando sarà il momento, ma credo serva soprattutto a chi è connesso, forse. Ma sto girando intorno come un pollo, ma è di qua lo scionzo. Affacciamoci. Ah, ci picchia, ok, dobbiamo salire queste scale e lo faremo. Bravo che casti. Ok, beh, un bel pimp al gruppo, eh. Un bel pimp al gruppo. Stiamo gestendo in realtà in modo... Sì, Dario, assolutamente sì. Le tattiche sono importanti, ti dico di più. Che tattiche sta usando il nostro amico? Quadrello arcano mi piace molto. Il bersaglio che sta sferrando un attacco in mischia a debolezza. Visibile debolezza sull'attacco in mischia. Salute. Quindi nemico vicino. Per ora va bene così. Per ora va bene così. Allora, volevo vedere. In realtà prima volevo ravanare. Sciocco. Volevo ravanare. Poi non ho ravanato lì. Ma tanto lì ci dobbiamo passare per forza. Quindi
Non è un problema, le pozioni per le emergenze, cosa da tenere a mente? Mappa. Noi stiamo cazzeggiando qui. Dovremmo andare di qua? Sì, in realtà. Quindi questa è una struttura che andiamo a visitare adesso. Ok. Andiamo dal Garlock. A ravanare. Grazie mille, Jacker. Grazie per i 3 mesi. Ok, siamo stati bravi. Qua sopra non c'è nient'altro. Ah, facciamoci un secondo qua sotto, ma abbiamo completato qua sotto, direi. Sì. Si prosegue, si prosegue. Questo fumo non è proprio graficamente la cosa migliore della vita, ma non ci interessa. Si va e c'è il nemico. Stanno combattendo? Qua qualcuno è caduto. Dobbiamo presumere e andare. Quanti. Qua i nostri stanno soccombendo. Quelli sono grossi, sono degli Arlok. Almeno qualche ferita l'hanno inflitta. Questo è un Genlock. Ah, accidenti, via. Ah, accidenti, te. Ah, quanto messi male. Siamo PD. Hidetaka, tu concentrati su di lui. Ah, bisogna iniziare a fare le cose serie. Un attacco con scudo tu farai e lo farai su di lui. Simon, colpi precisi, te lo devo indirizzare? Beh, lo farai su di lui nel caso io te lo debba indirizzare. E tu, bisogna che quei quadrelli arcanici dai di brutto, caro mio, eh? Lo stai facendo, vero? Chissà se riesco a fare una cosa. Ho detto di fare un fulmine che non hai fatto. Come mai? Devo fare così? No. Ma cavolo faccio a farti fare un fulmine ben indirizzato? Ah, è vero che colpi precisi. Ah. Come mai se faccio fulmine, se clicco sul fulmine. Ah, non sono abbastanza vicino. Ok, pensavo si avvicinasse di suo. Facciamo che mi avvicino. Facciamo che ti clicco. Non è ancora. Beh, devo studiarla, sta cosa. Ah, veramente? Veramente? Ma non fa un cazzo! Non lo sta facendo. Io clicco. È in attivazione. Siamo ottimisti? Va bene. Ok, l'ho visto. Qualcosa di buono è successo, non c'è dubbio. Sta andando male però. Ok, vediamo un po'. Simon è in fin di vita, porca vacca. Vorrei provare con Simon a fargli fare questa. Chissà se riusciamo a non farlo schiattare. Vediamo. Ok, tutti qua, sereni, sereni. Bisogna che Simon si curi, dobbiamo andarci, non me ne frega niente delle sorti della guerra. Simon si deve lentamente, ma non troppo, spero, curare. Che sta facendo? No, forse si considera in combat perché là c'è il rosso. Cazzarola! In alto a sinistra dalle miniature. A questo dici? No, questa è l'abilità attivata, giusto? Ok, quando sei in combat. Problema è che lui in questo momento si considera in combat. Se è così mi tocca usare una pozione. Che palle. Vabbè, facciamolo. Addirittura due. Calocca. Vabbè. F5, andiamo.
cambiato. Devo farlo prima. Guardate, di qua. Di qua, bravo, ed attacca. Vai. Almeno i dardi incantati fanno quello che devono fare. Ok, dopo ravaniamo. Davvero qua non c'è nessun altro? Qua c'è però un bel po' di gente. Tutta male. Allora, cerchiamo di studiare un po' meglio come funziona sto gioco. Allora, questa è attivata ed è passiva. Prolungata, esatto. Prolungata. Questa gliela posso dare in cambio. Per il momento difesa con scudo va bene perché me lo tiene vivo ed è una cosa buona. Gli altri come sono messi? Colpi precisi e prolungata. Questa è attiva, glielo dice e lui lo fa. Questa è la cura, non si sa perché debba stare lì. E questa è prolungata. Protezione con scudo. Per gli attacchi a distanza, ci interessa meno. Tu come sei messo? Tu hai questo che però è il bonus armatura. Protezione con scudo. Attacco con scudo. Colpo di scudo. E colpi precisi. Che terrai attivata, direi. Esatto, state a casa. Tu? Sarà molto difficile fare delle palle di fuoco. Molto, molto difficile e raro. Va bene, ragazzi, continuate. Avvicinati un attimo. Bella che è andato giù. Riesce a sparare lui? Oh mamma, lo espongo, lo espongo! Follia pura, ho fatto una cazzata. Vai lì. Non scherziamo, va là. Morto? Davvero? Buono. Va bene, dovrebbe andare giù. Vedo un Simon un pochino più longevo adesso che gli ho fatto sta bazza. La musica si placa. E dai. E quindi noi dovremmo essere un po' più tranquilli. Andiamo di qua. Eh no, ma PD! Ma che cazzo? Ok, ravanalo. Molto bene. Questo è morto senza usare il suo impiastro. Via la tempesta più totale. Qua c'è un cazzo. What do we do now? Shall be done. Molto buono. Vediamo se c'è roba, da tirar su. Scommetto di sì. Forse meno di quello che sognavo. Ma queste nubi mi stanno veramente... affatti, anche perché io ho la luminosità altissima, a differenza di quello che vedete voi. E vi giuro, vedo tutto bianco, è una roba allucinante. Va bene. Comunque, quello che c'era da tirare su l'abbiamo tirato su. Facciamo, siamo fullati, sì. Facciamo un F5. Cerchiamo di capire il fatto che Simon ha attivato difesa con scudo. Hidetaka è in realtà un Cats. Questa è ad attivazione, ok? Tu non hai nulla di prolungato, quando potresti avere colpi precisi. Perché no? Ho capito. Ho capito. Va bene. Andiamo. Ci siamo, questa è la nostra direzione. Dovremmo entrare nella torre, che come minimo è stata invasa. Questo ci è stato spiegato. Peso. Allora.
quindi è una forma siffatta. Qua dentro ci sarà tutta l'allegra balotta. Figurati. Allora, lì ne abbiamo tre. Porca loca, hanno veramente preso possesso. Qua non ci sono più i nostri alleati. Cazzarola. Simon, io vorrei sapere una cosa. Chi cazzo te l'ha detto di stare fermo? Ma io non lo so. Allora, non credo nessuno di noi passerà attraverso le fiamme, quindi... ma loro hanno... Fanculo, trappola attivata, ma che cazzo? Vai a zappare. Allora, vai di... Ragazzi, ce la fate per piacere? Grazie. Trappolona urenda rallentante PD. Ma... Oh, mamma. C'è molta fatica qua. Qua si fa fatica vera. Emissario Genlock. Ah, sto scoprendo il mago. Porca loca, andiamo su di lui. So che ci tiene ad essere colpito, mago. Sei stato colpito, ma era la trappola. No, no. È scoperto, ci sta... Sta schiattando. E vai, PD. Andiamo là. Che questo cazzo era lui? Cosa? È morto Simon. Perché non mi dà il game over? Di cosa state parlando? Basta che non muoiano tutti. Ok, quindi io vado fiducioso, però la vedo comunque dura. Sarebbe bello avere una coda di fenice. Il mago sta facendo tutta la differenza del mondo. E tra l'altro è fullato di mana, non so come sia possibile. Sai cosa devi fare tu? Lo fai per piacere? Cazzo! La clicco! Era fuori, ok. Quella lì è proprio la gittata, ho scazzato, ci stava a provare. Al diavolo, avvicinati. Due per terra, un bel po' di gente per terra, porca loca. Si sta ricaricando, giustamente, che gli vuoi dire? Non fare un cazzo, mi raccomando. Porca di quella vacca! Due contro uno, vediamo. Merda, sto cazzo di fulmine! Raggio medio. Clicco. Clicco. Non funziona così. Raga, ma dove cazzo è la coda? Ah, ma è l'azione... Ho capito. Sì, la coda non è esattamente una coda. Ho capito. Ha giocato. Perché c'è ancora la musica della morte? Ok, i ragazzi si rialzano in piedi. Molto bene. Sì, non è una coda alla Final Fantasy. Sì. Ho capito. Sì, non è una coda, ma ho capito. Allora, vediamo se, a parte la trappola che sarà stata una sorta di... Com'è che si chiama in D&D l'erba che ti fotte? Allora, diamo un'occhiata in giro.
mappizziamo immediatamente. Davanti a noi c'è il proseguire. Forse anche questo è il salire per il secondo piano. Prima osserviamo ovviamente tutto il piano terra. Quindi questo è il piano terra. Questo è il salire. Qua non posso. Forse sì, però in realtà. Non abbiamo un ladruncolo? Uno di noi non era ladro? Tu non eri ladro? No. Tu? No. Ok, nessuno di noi è in grado di fare una cosa del genere. Molto bene. Ah, il ladro. Forse era la tipa che ci aveva aiutato, che però ora non è qui. Qua non si va ad esplorare, quindi dobbiamo andare di là, ok. E dai, detacca non me lo dà selezionato. Ok, stiamo molto cagati adesso. Qua ce n'è di roba, attenzione. Là c'è una porta che potrà essere aperta, che mappizzando ci porterebbe qua. Vediamo. E qua ce n'è un'altra. Ho ravanato tutto? Quello non si è... Ok, andiamo qua. Trappolone? Ehi, pausa, PD. Allora, c'è un gruppetto di amici. Mi preoccupa molto di più il gruppetto di amici che arriva da là. Cavacca! Porca loca! Scudo arcano. Lo devi fare, fallo. Ok, l'hai fatto. Ok, adesso sto capendo meglio. Porca vacca! Allora, grazie Dimi. Grazie del supporto. Allora, dobbiamo assolutamente provare la palla di fuoco. Arca di quella vacca! Bene, ragazzi. Bene, copritelo. Allora... Merda! Su di lui, ragazzi. Su di lui, bene. Su di lui. Bravo, bravissimo. Su di lui. Merda! Simon sempre messo male, porca loca, oh. Lui non dovrebbe avere forever and ever attivata la protezione con scudo? Sì, ma non è proprio tutta sta figata. Forse difesa con scudo è meglio? Eh? Che ne dite? Sì. Sto capendo comunque cose. Ok, un po' alla volta sto capendo. Però, ragazzi... Va bene, comunque è andata. Sono andati giù. Un giorno penseremo alle cose che sto raccogliendo. In realtà eravamo cortissimi di... Cosa stavo per dire? Porca di quella vacca. Accidenti. Distruggo un'ascia, distruggo un pugnale. È giusto distruggere. Tanto per liberare Spado, cioè gli oggetti più generici li distruggo, tanto non varranno neanche tanto, dai. Cosa dite? Mi sembra che si possa stare. Ok. Tipo arco corto di olmo. Ah, guardate quanti ne abbiamo, mamma mia, distruggiamone un bel po'. Ok, facciamo così. E va bene, per adesso va bene, dai. Tanto troviamo per lo più shardi. Bene. Sto un po' alla volta capendo. Allora. In realtà la faccenda dovrebbe essere ripulita adesso.
Ho avuto forse un po' fretta di muovermi, Simon non era assolutamente curato. Facciamo un F5. Mai dimenticarsi di fare i salvataggi, ragazzi. Allora, qua figurati se non serve il ladro. Vaffanculo. Lui da solo non dovrebbe riuscire a darci fastidio. Ok. Peccato non avere nessuna possibilità di scassinare, maledizione. Ah, indossare le frecce, non ci avevo pensato, è una bellissima idea. Lui ha cranio incrinato, Simon. Non fa ridere, è pessimo. Penalità all'astuzia, vabbè, Simon. Cranio incrinato, penalità all'astuzia, anche il cane. Insomma, non c'è male. Allora, vediamo di fargli equipare, come dicevamo, un po' di roba. Beccati dei dardi infuocati a caso. Che cazzo è successo? Dov'è finita la sua arma? No, ma che palle! Ma anche a Simon gliela ta... Ragazzi, ma perché vi do retta, PD? Allora. Simon, qual era la tua arma migliore? Era questa, vero? E tu eri con la spada lunga del custode. Voglio sperare che fosse così. Ho capito. Tra l'altro gli possiamo anche dare un arco. 6 6. Daglielo. Ok, questo è 2 e questo è 1. Ok. Simon non aveva già un arco, esatto. Ok. Abbiamo cose qui? No. Qui? Cose da dare al cane? Proprio nulla. Fascia logora. Niente. Di niente per i detaca. Porca loca. Peccato. Ok. Va bene. Andiamo di qua. Abbiamo perlustrato tutto, direi. Vorrei salire. Vorrei salire. Scusate. Forse ci sono altre scale? Ah, no. Non è vero, non ci sono altre scale. Ah, di qua, non l'avevo visto, sorry. Sorry. Beh, facciamoci. Mamma mia, ragazzi, Simon e sto qua insieme fanno una gran fatica. Ok. Va bene. Bene.
No. Ravaniamo il ravanabile. Shardy. Very well. Very well. Accidenti. Con un ladro, ragazzi, ci stavamo veramente riempiendo di bazze. Ma perché Simon e Coso sono senza scudo? Perché gliel'ho appena levato, mi state dicendo questo? Porca vacca. Quell'errore me lo porterò dietro forever and ever. Dove stava? Era il suo, giusto? Ok. Allora, spada lunga del custode. Ah, non è che ho dato a Simon, vero? Ok. Ci sarà uno scudo. Difesa 4, difesa 4. Non aveva qualche cosa di più figo lui? 328, 375. Ok. Beh, in realtà è meglio quello che gli abbiamo dato, è dello scudo dei Templari. A fatica un pochino meno. Ah, però è peggiore come deviazione a distanza. No, ci piace di più allora lo scudo dei Templari. Ok. Tu sei sempre stato uguale a te stesso. Hai una tunica. Più uno di volontà, più uno di magia, non è male. Il più 6 in difesa, però è tantissima roba. Qua ti si può dare forse anche degli stivali. Non abbiamo degli stivali buoni per te? Sì che li abbiamo. Stivali dell'incantatore addirittura. Più 6 a difesa. Ragazzi, sto girando nudo per l'anima del... Ok. Guanti. Beh, non possiamo dargli dei guanti? Chiede 11 di forza. Lui dovrebbe farcela. Guanti leggeri, guanti leggeri. Perché no? Stavo pensando di dargli in realtà la tunica a difesa più 6. È vero che perde dei bonus utili, però più 6 di difesa mi sembra tanta roba. Gliela do. Oddio, Cera è diventato improvvisamente poco mago a vederlo. Esteticamente non mi convince. Però uno potrebbe anche sbattersene altamente, forse sarebbe la cosa giusta da fare. Bastone della prole oscura, tra l'altro lui usa un bastone magico. Danni 4,40, 23,23, distanza... Più 1 potenza, più 5 danni spirituali. Ma io gli do questo. Beh, chi se ne frega se è della prole oscura. Sono molto indeciso sulla tunica. Quella tunica là è brutto. È brutta. Meglio più uno magia, dite, eh? Ok, va bene così, allora. Allora dite che forse, secondo voi, avrei dovuto lasciargli questo? Cosa dite? Meglio il bastone magico? 5 di danni spirituali, boh. È meglio dargli un più una magia? Vediamo magia. Potenza degli incantesimi, danni, cultura, no, magia non permette, mana, forse meglio più uno magia. Ma in cosa consiste il più uno magia? E i danni spirituali? Danni spirituali sono i danni, no? Cosa gli fa magia? È che quei danni spirituali mi seducevano. Oh, mi fido. Mi sono fidato. F5. Allora, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Qua si sale. Via. Sarà una lunga e dolorosa scalata. Ora arrivano le mazzate. Cutscene. What are these darkspawn doing ahead of the rest of the horde? There wasn't supposed to be any resistance. Esatto. Here.
questa volta ci sta. Potreste provare a spiegar loro che sono nel luogo sbagliato. Right, because clearly this is all just a misunderstanding. We'll laugh about this later. At any rate, we need to hurry. We need to get up to the top of the tower and light the signal fire in time. Taryn Loghain will be waiting for the signal. Ok, ma cioè, immagino che comunque il segnale vada dato con una certa cognizione di causa. Cioè, noi dobbiamo semplicemente dare un segnale che tutti aspettano, ma... Cioè, avrà un timing questo segnale, immagino. Comunque sia, siamo in una sala... Vuota. No, che sfiga, ancora. Ancora un baule che non posso aprire. A cipicchia. Questo almeno qualcosa possiamo tirar su. Fungo delle profondità fondamentale, mai più senza. Ok, qua abbiamo fatto, mappizziamo. Eh sì, chiaramente. Primo piano, terzo piano. Bisogna fare il giro della muerte. F5 e via. Andiamo a prendere le botte. Ah, poi mi sto scordando di usare questa fondamentale funzione. Allora, qui abbiamo delle porte che danno a delle sale che di per loro non sono gigantesche. E vai a zappare. Venite mo. No, non buggarti. Pietra vitale. Rare pietre esistevano in prossimità di vene di lirium e pertanto ne hanno assorbito alcune caratteristiche. Ok, per l'artigianato, va bene. Libro scartato. Accidenti, questo era facile da perdere. Storia della Chiesa, capitolo 1. Attenzione. Dove diavolo è? Ah, ci siamo sopra, perfetto. Però. Bene, ragazzi. Letture viola. Allora, il primo flagello... devastò l'impero Tevinter. Stavo pensando se è qualcosa che abbiamo già letto e è stato solo aggiornato. Beh, rileggiamolo. La Prole Oscura razziò le campagne, i cittadini del Tevinter dovettero accettare il fatto che i loro dei si erano ritorti contro di loro. Dumat, l'antico dio un tempo noto come Drago del Silenzio, era sorto per zittire il mondo e nonostante le sue richieste di aiuto, gli altri dei antichi non fecero nulla. Gli abitanti dell'impero iniziarono a dubitare della loro fede, uccidendo sacerdoti e bruciando templi per punire gli dei della loro indifferenza. In quei giorni, nonostante la devastazione del primo flagello, l'impero si estendeva su tutto il mondo conosciuto. Grazie alle tribù di barbari, l'impero era ben preparato a invasioni e attacchi provenienti dall'esterno. Pare quindi appropriato che la sua caduta ebbe inizio proprio dal suo interno. Gli abitanti dei confini settentrionali e orientali dell'impero si ribellarono ai loro potenti signori. I magister del Tevinter evocarono dei demoni per sedare queste piccole ribellioni, lasciando i cadaveri ad ardere come monito per coloro che meditavano una rivolta. L'impero iniziò ad andare in pezzi dall'interno, quando folle di cittadini incolleriti e disillusi presero a fare ciò che secoli di eserciti non erano riusciti a compiere. Ma i magister erano molto sicuri del loro potere e non riuscivano a concepire l'essere sopravvissuti a un flagello solo per vedersi distrutti dai loro stessi sudditi. Anche dopo il flagello, il Tevinter disponeva di un esercito più numeroso di quello di ogni altra nazione del Tedas, ma era un esercito diviso e con il morale a terra. La rovina del Tevinter fu tale che i barbari Alamarri, che avevano sparso i loro clan nelle terre selvagge della valle del Ferelden, ai confini meridionali dell'impero, riconobbero la debolezza del loro nemico e dopo un'epoca di oppressione intrapresero una campagna per liberare le proprie terre e per abbattere l'impero stesso. I condottieri di quella campagna sacra erano il grande signore della guerra barbaro Maferat e sua moglie, Andraste.
I loro sogni e ambizioni avrebbero mutato per sempre il mondo. Racconti della distruzione del Tedas, di fratello Genitivi, studioso della Chiesa. Peso. Il mago è erborista e possiamo usare i funghi per fare pozioni. Questa è una bellissima cosa. La domanda è... come si farà? Cioè, se io vado qui e vado sui funghetti... su abilità. Ok. Ah, ma glielo dovrò poi dare, erborista. No, che ce l'ha. Ma devo avere radice e fiaschetta, quindi no, non sono i funghi, eh. Qui sono... no. Questo è un piccolo cura ferite per i Mabari o Mabari. Boh, per ora me ne sto tranquillo. Cosa dite? Non mi sembra niente di così risolutivo per noi. Chissà se queste baliste le posso usare. Chi lo sa, forse sì. Senza assolutamente vedere cosa sto facendo. Aspetta. Ma Dio! Non è stata una figata? Sì, forse, ma... ci picchia. Veramente vorrei rimanere qui. Non illudiamoci troppo. Andiamo avanti. Chissà se col mago riesco a fare una cosa. Ah, porca puttana. Merda! No, però qui, eh! E gli dico sta attaccando, poi gli dico fulmine, me lo sono rimangiato, ho perso il fulmine. Porca di quella miseria! Che palle! Tu sei attivata. Anche se non è che lassù me lo faccio vedere, ma insomma. Porca vacca, ragazzi! Scudo arcano è attivato. Fai un paralizzare, mentre voi attaccate lui. Bravissimo! Siamo fottuti se continuiamo così, porca di quella miseria. Allora, qua ci vorrebbe che il mago osasse andare da sé. Mamma mia, follia. Follia veramente pura. Dobbiamo finire. Dai! Adesso sono fottuto, cioè non posso più deselezionarlo? Ok, posso. Bisogna che tu vada qui. Che casino sto mago, ma beccherò anche gli altri. Niente, vaffanculo! Ma vaffanculo. Basta, lo deve fare e basta. Costo di mandarlo a morire, veramente.
Hai capito? Ok. No, 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 no. Id attacca. Vai là. Anzi, proprio voi due attaccate lì. Ok. Tutti lì. Bene, bravo. Perfetto. Ok. Mamma mia, le mazzate. Cristallo spirituale? Sarà una figata. Ok. Pigliamo qui. Merda, le botte, ragazzi. È veramente... Cioè, non è che... Sembra proprio di essere a casa loro. Da tanto che hanno preso possesso della situazione. Non suona bene per i nostri. Ok, qua possiamo ravanare almeno. Ok. Buonissimo. Una pozione. Perfetto. Andiamo. Salvotto. Mai consiglio fu più giusto. Il mago è molto forte, però giustamente liberarlo per fargli fare le cose utili non è così... non è così immediato. Avvelenare le armi, eh? Ci penseremo, lo faremo più avanti. Comunque possiamo avvelenare le armi, questa cosa è interessante. Adesso mazzate. Vediamo di mappa quanto grande l'area che siamo. Pre-salita. Effa, figurati! Ma mio Dio, ogni sala, presissimo! Dai ragazzi, dobbiamo buttare giù lui, se no non ne usciamo. Anzi, tu, id attacca, vai lì. Bravi, bravi, bravi. Tutti attaccate lui, tranne te che attacchi lui, dai. Ah, id attacca un livello! Ottimo! Che potete darci dentro e continuare così senza bisogno di impazzire. Sono sempre molto strategicamente posizionati gli stronzi. Ok. Va bene. Benissimo, benissimo. Radice elfica, sappiamo che avrà una sua utilità un giorno. Baule, accidenti. Ok, F5. Anzi, livellino per i detaka. Forza, destrezza, costituzione. Via, avanti. F5. Ma il dardo incantato è il dardo incantato, ragazzi. Anche se poi in D&D in realtà, se non erro, come gittata siamo lì, eh. Anzi, il dardo incantato è una gittata non eccezionale in D&D. Sì, sì, poi non è palla di fuoco, è spruzzo fuocoso lì, come si chiama. Ok, vediamo cosa c'è al piano di sopra. Loghain better be ready to charge as soon as we light the signal. The king is depending on us. Sì, lo sappiamo. Trappola. No. Pila di ossa. Maglia steccata. Non utile per Simon. Chissà che non lo sia, non credo, per Altair. Come si chiama Alistair? Direi proprio di no. Posto. Molto bene. Quest'area mi fa un po' paura.
Dobbiamo prima essere osservativi, che stasera riesco. E PD! Porca vacca, vabbè. Figurati. Venite, venite voi a sto giro, maledetti. Adesso. Custode grigio, obiettivo sbloccato. Non so cosa sia. Quante botte che stiamo prendendo. Porca vacca. Siamo abbastanza into the shit. Chissà se riusciamo. Esatto. Oh, insomma. Tutti e due, PD. Ma io dico. Niente. Non il mago davanti, zio. Guardalo che si va a posizionare, il detaca è tuo. Il detaca! Io cosa devo fare per farti fare quello che dico io? Vai! Caloca. Più che il detaca è trico. Ho mandato il detaca a ravanare, mi sembra una bella idea. Cristallo bazzoso. Impiastro. Accidenti. Ok. Diamoci una gran occhiata in giro, camminando tutti insieme appassionatamente. Simon non selezionato, ma per fortuna capisce. Ok. Ah, c'è un po' di input lag, dite, ok. Vabbè, diciamo un po' l'inerzia di quello che stanno già facendo, non possono reagire in modo immediato, d'altra parte ci può anche stare, dai. Allora, mappa. Quindi quest'area, probabilmente a girare, quest'area gigante sarà foriera di mazzate. Quindi facciamo un F5 istantaneo e proseguiamo. Ok, qua è così. Lì c'è un ravanaggio. Supporto per armi potrebbe essere interessante quello che troviamo. Freccia infuocata, non me ne potrebbe fregare di meno, non abbiamo arcieri. Allora, però abbiamo un mago che mi sembra molto meglio in questo momento, almeno rispetto a quello che abbiamo trovato prima. 1098, 1098, PD, porcaccia la miseria. Chissà perché, non avevo dubbi. Allora, faremo la stessa cosa. Proprio una mossa, un modo di giocare che ci ha insegnato Hidetaka, quell'altro. Via, facciamo venire loro. Venite, venite ragazzi, scopritevi voi. E ora ammazzate. Non c'è bisogno di fare niente di che, però ho bisogno che voi stiate assolutamente tranquilli. Adesso ci... un ravanino veloce, eccoti! Ci affacciamo, ma vai a zappare, vieni qui! E va bene, arriviamo. Quella leva laggiù libererà i Segugi. I Segugi sono amici nostri o loro? Amici nostri, noi siamo quelli dei cani, no? Baule di legno, non vedo la leva, deve essere molto laggiù. Apertura della gabbia. Ok, stavo per mandarci i detaca.
Forse... ho sbagliato. Forse non è la cosa più intelligente da fare. Ci mandiamo Simon. Fate le bazze, Simon, in nomine dei. Ok, i Segugi sono amici nostri. Perfetto, perfetto, perfetto. Bravi ragazzi, bravi Segugi. Guardateli come combattono, bravissimi. Baule di legno, ci pensiamo dopo. Che succede? Simon è in difficoltà parecchio, vero? Urlo di guerra. Vabbè, frega. Ok. Lì ci pensano i nostri nuovi amici. Meravigliosi. Fantastici. Alistair le ha prese, ma non importa. Cari, siete stati bravissimi. Sarebbe bello se ci seguiste per il resto dell'avventura, per vendicare i vostri amici morti. Ok, va bene. F5. Se erano ostili, veramente era... vabbè, sarebbe stato assurdo, voglio dire, no? Sono addestrati per mangiucchiare i prole oscura a loro rischio e pericolo. Ma sì, non sarebbe stato divertente. Ma sono Segugi maledetti! No! Ah, fammi capire, fammi capire, fammi capire, Sesu. Qua temo il trappolozzo se vado fino in fondo. Cioè, il trappolozzo nel senso che mi arrivino da qui, quindi... dovevo farlo. Ciò nonostante, andiamo di qua. No, 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 ancora più. Ti dico di più. Ti dico di più. Venite, venite qui. E ora tutti insieme appassionatamente. Bravissimi, bravissimi. Che meraviglia. Uno sforzo corale. Bene! Bene! Io ravano mentre questi vanno a combattere. Ehi. Sa che ho fatto morire un Segugio che poteva avere vita migliore. Forse no, non è morto, è solo stato stordito. Okay. Qua dobbiamo aiutare. Purtroppo non posso pensare, devo pensare a loro. Là i Segugi in tre faranno il loro, vero? Anche noi, anche noi, anche noi! Aiutiamo sti poveri cagnolini! Ma sono enormi i poveri cagnolini! Li hanno massacrati, ok. Ok, si sono chetati, questo significa che la situazione è risolta. Un ravanino qui e poi un ravanino là. Con grande relax. Perfetto. Incombe un F5 naturalmente. Pronto soccorso minore. Figate, figate, figate. Bene. Tutte cose che curano e quindi ci piacciono. Però siamo messi bene. Perfetto. F5. Là incontreremo mazzate. È già scritto. Ciotola d'argento incisa. Ha della lore? Assolutamente no. Tipo generico, direi. Avrà solo valore economico. Ok. Ok, benvenuti a tutti intanto. Allora, vorrei veramente riuscire a continuare a portare i Segugi Meco. Me coglioni. Ok, non qua. Vorrei portarmeli fino alla fine del gioco. Chissà se ci si riesce.
Aspettate un attimo. Cosa ci dice la nostra esperienza di videogiocatori? Perché il gioco ci sta riempiendo di cure? Amici, se potessi spostarvi sarei una persona felice. Adesso devono seguirmi. Che meraviglia! È bellissima, sta cosa è bellissima. Si accaniscono sul mago! Ah, maledetto. Un massacro! Bravi cani! I Mabari. Strategico! Strategico, ma se il mago è là, dove cazzo è il mio mago? Ragazzi, il mago davanti no, mi sa che non è finita? O è finita? È sorprendentemente finita, ma non abbiamo mica esplorato bene, ragazzi. Non me ne sto andando. Non abbiamo assolutamente finito di esplorare questo piano. Frecce infuocate a go-go. Peccato, questo baule è di una bellezza. Cioè, ragazzi, senza il ladro in sti giochi si rosica come non mai. Ah, ma è solo un separè, noi lì siamo già stati, che pollo. Ok. Qua ci siamo affacciati, non mi ricordo. La risposta è sì. Ok, ci sono. Allora. Salvotto. E purtroppo salutiamo i nostri Mabari. Fantastici, veramente fantastici, bellissimo. Avrei avuto il loro aiuto. Ultimo piano, ci ha riempito di cure. Questo significa che ora c'è una pseudo boss fight o comunque un incontro particolarmente complicato. Speriamo. Con quale elmo e con quali baffi, mamma. Cibacco. PD.
Why not? Speriamo non sia anche un invocatore o roba del genere. C'è un evocatore. No! Oh, cosa sta per succedere? A chi lo sta per tirare sto coso? Porca loca. Bim. Attacca, no, eh? Vabbè che non è permadeath, però. Non scherziamo! Oh cazzo, ragazzi! EPD! E vaffanculo! Cioè, ragazzi, hitbox e quant'altro, dai! Porca loca! Paradossalmente ho fatto una cosa giusta. Cazzo, di attacca, non schiattare, eh? Ma di attacca si può curare? Sì! Mamma mia, Dio! Ragazzi, su! No. Beh, sei già con la tua massima, il massimo paraggio possibile. Davvero, DPCM, davvero. Porcaccia la miseria, incredibilmente intelligente, eh? Nel senso, ha capito che da buttare giù il mago e l'ha buttato giù. Tetaka! Tutti! Porca troia, presa, no! No! Simon! Salutate Simon, ragazzi. Pimpati, cioè curati. Curati. Mi dispiace, Simon. No, vecchio, vai giù in nomine dei! Piuttosto tirato questo combattimento. PD! Idetoka, Cristo! Grazie, Gabba Kill. Aspettate. Merda, raga.
Oh, sono veramente gli eroi del Ferelden, c'è poco da dire. F5. Ravanaggio. Impiasto curativo potente. 22 in forza. Arriverà. Runa full più 2 danni d'elettricità. Puoi potenziare le armi incanalandole con delle rune. Però devono essere le armi giuste, non mi va di sprecarlo. Però è buono. E abbiamo uno scudo importante, nuovo codice proprio di quel personaggio, che ha dato il nome, diciamo, allo scudo. Ora con grande relax. Fammi capire questa cosa dello scudo, ma direi che non è alla nostra portata. Ho sbagliato. Non è alla nostra portata tout court. 22 in forza. Potessi. È comunque un oggetto particolare. Non è così sicuramente una baza enorme. Siamo tutti messi malissimo. Abbiamo preso una quantità di botte allucinante. Al limite lo darei a lui. Va bene, va bene, va bene, va bene. Avevamo qui. Era personaggi. No, non era un personaggio, era. Dove diavolo era? Se lo leggo lo riconosco, era nome, una specie di Havel qualcosa. Sì, lo so che lampeggiano. Ah, era proprio oggetti. Ah, davo per scontato che non fosse. Ok. Havard Legida. Ah, così, 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 così. Ok, un oggetto così importante. Havard era il migliore amico di Maferat, il boss dei barbari, eh? Crebbero insieme nello stesso clan degli Avar. I nomi. Combatterono fianco a fianco in così tante battaglie che Maferat lo aveva definito Havard Legida, il più affidabile di qualunque scudo. Più affidabile di qualunque scudo. Maferat portò Havard con sé per incontrare gli abitanti del Tevinter. Era impensabile presentarsi innanzi ai nemici senza la sua egida. Quando Havard capì che Maferat avrebbe ceduto Andraste perché fosse giustiziata, non fu disposto a estrarre la spada contro il suo amico e feudatario. E si collocò tra Andraste e i soldati del Tevinter. Questi lo abbatterono e Maferat lo considerò morto, ma non era così semplice distruggere l'Egida. Havard riuscì a sopravvivere, gravemente ferito, raggiunse i cancelli di Min Rathous per fermare l'esecuzione, ma era troppo tardi. Trovò solo le ceneri della profetessa, lasciate al vento e alla pioggia. Quando le sue dita le toccarono, le sue orecchie si riempirono di un canto ed egli ebbe una visione di Andraste abbigliata con un abito di luce di stelle. Lei si inginocchiò al suo fianco e disse: Alzati, Egida della fede, il Creatore non ti dimenticherà finché io mi ricorderò di te. Le sue ferite guarirono all'istante e con ritrovata forza Havard raccolse i resti di Andraste e li riportò nelle terre degli Alamarri. Che peso! Grazie Angelo Andri, grazie degli 8 mesi. Peso! Che storia tragica. Ci sono delle bellissime storie, devo dire, in questo codex. Allora, fuoco di segnalazione è la nostra prossima cosa da fare. C'è anche un terzo piano? Ma che è il precedente? Sorry. Ok, non c'è. No, 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 qui c'è del ravanaggio. Ah, mazza, ne ha lasciato di sangue, ragazzi. Elisir isolante, curiosamente. Ah, ci picchiam. Fa sempre male al cuore distruggere una spada lunga. Non so se ho distrutto l'arco peggiore. Vediamo qua un po' di cose. Grossolano.
Quante cosine che si sarebbero potute vendere. Ok. Salvotto. E via. Cazzi. Oh no, mi si è impallato. Ah, ok. Madonna, mi era venuto schermo viola. Sound the retreat. What about the king? Should we not do as I command? Pull out, all of you. Let's move. Però se dai, ce la puoi fare, noi ce l'abbiamo fatta, tu avrai un'armatura più 20. Perdiamo Duncan? Cioè il re se l'ha capito. Non ci credo. Beh, ma piglia le armi, cosa stai senza? Ma non ci credo. Merda. È finita. Non arrivano i Regaz. La luce della speranza. Lord of the Rings. Salvataggio all'ultimo secondo. Salvataggio all'ultimo secondo. Simon? 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 Io avevo scommesso che ci avrebbe salvato la tipa della foresta, eh? Ma qui la gente da salvare è un po' troppa. Pronto? Pronto? L'avevo detto nella scorsa puntata. Peso. Scommetto che Duncan non è morto. Però siamo un po' nella merda. You were injured and then mother rescued you. Do you not remember? The man who was to respond to your signal quit the field. The Darkspawn won your battle. Those he abandoned were massacred. Your friend, he is not taking it well. The suspicious dim-witted one who was with you before, yes. He is outside by the fire. Mother asked to see you when you awoke. I do not mind. Take your time. Direi. We are safe for the moment. Mother's magic keeps the Darkspawn away. Once you leave, tis uncertain what will happen. The Horde has moved down, so you might avoid it. I wonder at that myself. But she tells me nothing. Perhaps you were the only one. Ha visto qualcosa in Simon. I would have rescued your king. A king would be worth a much higher. Ha visto qualcosa in Simon, forse un baffo. I am only being practical.
She turned into a giant bird and plucked the two of you from atop the tower, one in each. Veramente le aquile del Signore degli Anelli. Leave that tale, then I suggest you ask Mother yourself. She may even tell you. Only stragglers that are long gone. You would not want to see what is happening in that valley now. Questa è una domanda veramente importante. I do not know who this Loghain even is. Perhaps ask Mother of it. Qua tra il tizio Harl e questo, Gabba. I agree. Tis time you speak with Mother, then be on your way. L'ultimo dei custodi. Avanzamento di livello, codice aggiornato. Wow! Quindi a livello di personaggi... Solo a livello di personaggi. Ser Cotrin, ci siamo sopra, entrò al servizio di Loghain in modo molto indiretto. Diretto. Famiglia povera, stava nei campi, poi venne e vide un uomo a cavallo, attaccato a numerosi banditi. Corse in suo aiuto e solo più tardi scoprì che l'uomo che aveva salvato era il grande eroe Loghain. Anche se era poco più di una bambina, lui la prese con sé, offrendole una posizione tra i suoi soldati, e lei scalò i ranghi grazie alla sua fredda determinazione. Divenne comandante dello scudo di Marik, i soldati elite di Loghain. Fu il momento di massimo orgoglio della sua vita. Questa è quella che nella cutscene ha eseguito l'ordine, terribile. Lo ha trasmesso, direi. Re Kylan Tairin. Quanto ho desiderato una guerra come quella che dei racconti. Un re che cavalca a fianco dei custodi grigi, eccetera. Cadde in battaglia al fianco di Duncan a Ostagar. Questa è la cosa nuova, eh? Il resto l'abbiamo già letto. E non ci credo che Duncan è morto, ma è una gag. Fu ucciso in battaglia contro un numero schiacciante di prole oscura a Ostagar a fianco di Re Kylan. Ma non ci credo neanche che è morto Duncan, ragazzi. Non ci credo, mi rifiuto di accettarlo. Non lo accetto e non ci credo che è morto Duncan, ragazzi. Ma come è morto Duncan? Ma dai. Loghain MacTyr. Le leggende non bastano per vincere una battaglia. Nacque una famiglia di contadini, mentre il suo paese era sottomesso all'occupazione straniera. Quando era ancora un ragazzino si unì alla resistenza, dove il suo genio tattico divenne presto evidente, fece amicizia con il principe Marik, l'ultimo vero erede al trono del Ferelden, e insieme guidarono i ribelli e scacciarono le forze dell'impero di Orlé. Marik elevò il suo amico alla nobiltà e Loghain è ora più un simbolo che un uomo, gli rappresenta gli ideali, bla bla bla, l'avevamo già letto. Durante la battaglia di Ostagar fuggì dal campo, lasciando morire Re Kylan e i custodi grigi. Non aveva simpatia per nessuno dei due, potremmo aggiungere. E la cosa gli fece giuoco, potremmo aggiungere. Peso! Peso, le descrizioni non mentono mai. Stiamo a vedere se è vero. Baule, chiuso, mi puoi aprire il baule, Vez? Elmo di cuoio borchiato. No, per scontato, sì, io ho ancora. Yes. Tra l'altro. You must speak to mother, then be gone. You have an army of darkspawn to avoid, and 'twould be best to get an early. Altro, siamo qui. Le mie ferite erano gravi. Yes, but I expect you shall be fine. The darkspawn did nothing mother could not heal. I do not know. She rarely tells me her plans. Era così buona anche l'altra volta. I do not mind. Take your time. I wonder at that myself. Okay, no, non riesco, non riesco. Nothing. Perhaps you were the only ones she could reach. Sempre stata buona. Always been. A king would be worth a much higher ransom. Okay, l'ha già detto. No, no, no. Okay. I stand correct. Vabbè, giusto per fare un altro. I agree. Okay. Tis time you speak with mother, then be on your way. No, siamo qui da soli, c'è un letto, cioè, voglio dire, Simon. Morrigan, io non ti capisco. Hai un'occasione unica. Dov'è i Detaca, tra l'altro? Vabbè, abbiamo un livello, facciamo bene il livello, voilà. Dov'è che si faceva?
Allora, continuiamo ben sapendo che a 22 ci si sblocca quel simpaticissimo scudo figherrimo. Ok, qui noi abbiamo fatto tutto. Stratega, creare veleni, erborista, pozioni, unguenti. E questo in realtà è figo. Presenza di creature. Creare trappole, rubare. Se fosse scassinare sarebbe figo. Ma farei erborista. Coercizione? Siete così contenti di coercizione? Comincio ad altre persone a cambiare idea. Però cioè io devo pimpare astuzia, che non è che mi freghi niente di astuzia. Non sto pimpando astuzia. No. Proviamo a fargli fare pozioni, unguenti e empiastri, che è una cosa che ci può essere assai utile. E qua talenti. Siamo sempre su questa falsa riga. Abbiamo la possibilità di mettere muro di scudi. Ok. Lo scudo del personaggio diventa quasi impenetrabile. Fra un bonus notevole all'armatura, maggiore probabilità di respingere gli attacchi a distanza, cose da danni minori. Competenza con scudo nel personaggio immune all'atterramento diretto e maestria con scudo conferisce un bonus alla difesa. È figo, è figo. È un po' il nostro. È un po' il nostro. Ok. Uno slot per la tattica ottenuti. Nemico salù. Personale cos. Attiva muro di scudi. Un attacco a distanza, protezione con scudo. Salute che ci può stare. Maggiore uguale al 75%. Attacco con scudo. Colpo di scudo, va bene, sentite, non è che ci cambi tantissimo. Ok. Imo. Vediamo che succede. Eccolo Alistair. Con la madre. Here is your fellow Grey Warden. You worry too much, young man. You're alive. I thought you were dead for sure. Oh, this doesn't seem real. If it weren't for Morrigan's mother, we'd be dead on top of that tower. Non c'è dubbio. Do not talk about me as if I am not present, lad. I didn't mean. But what do we call you? You've never told us your name. Names are pretty, but useless. The chastened folk call me Flemeth. Flemeth. I suppose it will do. The Flemeth? Delle leggende. La strega delle selve. You're the witch of the wilds, aren't you? È bella l'illuminazione su di lui. I know a bit of magic, and it has served you both well, has it not? Perché ci avete salvati? Well, we cannot have all the Grey Wardens dying at once, can we? Someone has to deal with these darkspawn. Se rimaniamo solo noi It has always come been the custodi Grey grigi? Warden's duty to unite the lands against the Blight. Or did that change when I wasn't looking? Mio Dio, Simon. Il regno non è affatto unito, grazie a Logan. That doesn't make any sense. Why would he do it? Now that is a good question. Men's hearts hold Non c'è shadows dubbio, darker non c'è dubbio. than Più di intent. qualsiasi creatura corrotta, Perhaps assolutamente he sì. believes the Blight is an army he can outmaneuver. Perhaps he does not see that the evil behind it is the true threat. The Archdemon. Sappiamo cos'è l'arcidemone, dai, è un drago. Io sarei per contattare gli altri custodi grigi, ammesso. Però anche questa è una bella domanda. The throne? He's the queen's father. Still, I can't see how he'll get away with murder. You speak as if he would be the first king to gain his throne that way. Giusto, Grow up, giusto. boy.
If Al Eamon knew what he did, he would never stand for it. The Landsmeet would never stand for it. There would be civil war. Questo? Davvero? I suppose. Al Eamon wasn't at Ostagar. He still has all his men. And he was Caelan's uncle. I know him. He's a good man, respected in the land. Ma non è quello nostro dell'inizio, perché allora non è tanto un bravo uomo. The Arl would never do what Tan Loghain did. I know him too well. I still don't know if Arl Eamon's help would be enough. Solo so ancora. He can't defeat the Darkspawn Horde by himself. I don't know how to contact them, or if they're even on their way. We need to do something now. Okay. Era Harlau, Arl Hau, il traditore. Of course, the treaties. Ce li abbiamo. Three wardens can demand aid from dwarves, elves, mages, and other places. They're obligated. Li abbiamo, li avevamo trovati. I may be old, but dwarves, elves, mages, this Arl Eamon, and who knows what else. This sounds like an army. È quello che dobbiamo fare. So can we do this? Go to Redcliffe and these other places. Ecco, bravo Alistair, hai ragione. Fin tanto che ne trarremo del profitto. Che caratterizzazione orrenda. È logicamente la 1. So you are set then, ready to be a Grey Ward. Ma lo siamo già. Stiamo andando, vecchia. Ma dai. Before you go, there is yet one more thing I can. Un pimp? The stew is bubbling. Lo stufato? Shall we have two guests for the eve? Or none? Lei. The wardens are leaving shortly. Yes! lo sapevo. Troppo buona perché esca dal gioco. You heard me, girl. The last time I looked, you had ears. Have I no say in this? You have been itching to get out of the wilds for years. Here is your chance. As for you, wardens, consider this repayment. Il prezzo da pagare. Pardon me, but I had the impression that you two. Tanto sentiamo i Dethaka, Sì, questa è tanto casta, quindi va benissimo. To look a gift horse in the mouth, but won't this add to our problem? Basta ghindarla, non possiamo ghindarla. If you do not wish help from us illegal mages, young man, perhaps I should have left you on that tower. Point taken. Mother, this is not how I wanted this. I'm not even ready. Ma sì, che sei ready. Alone, these two must unite for Elden. Peso però, missione mica da ridere. They need you, Morrigan. Without you, they will surely fail. And all will perish under the blight. Sì. Even I. I understand. And you, wardens, do you understand? I give you that which I value above all. Figo. I do this. Credo che casti e che non sia casta. Capisco. Allow me to get my things, if you please. Bene, benissimo, molto bene. I suggest a village north of the wilds as our first destination. Ok, un villaggio ci serve, dobbiamo vendere roba, fare oggetti. I shall simply be your silent guide. The choice is yours. Beh, qualche domanda, è sempre il momento di qualche domanda, però. You will regret saying that. Dear sweet mother, you are so kind to cast me out. How fondly I shall remember this moment. Well, I always said, if you want something done, do it yourself. Or hear about it for a decade or two afterwards. I just... Do you really want to take her along? Dai, Vetz, ci ha salvato la vita, è una bonazza allucinante. Ma stiamo scherzando? I guess you're right. The Grey Wardens have always taken allies where they could find them. I am so pleased to have your approval. Ma facciamo qualche domanda. I may have answers. Ask.
I know a few spells, though I am nowhere near as powerful as Mother. I have also studied history and your Grey Warden treaties. Buona. Can you cook? I can cook, yes. Questo è bellissimo, potrei sostituire Alistair. Right, my cooking will kill us. That's all I meant. Okay. Also know at least 15 different poisons that grow right here in this marsh. Not that I would suggest 'tis at all related to cooking. 'Tis a small place of little consequence called Lothering. No more than a stop along the Okay, assolutamente abbiamo bisognissimo di andare. I would go more often were it not for the town's chantry. Chiesa del villaggio. Allora potresti un po' agghindarti, cioè travestirti. Chantry. And they never in all this time thought that maybe you were a witch. Of course they have. They even called out their templars once. They found nothing. I mention it for its tavern, where travellers gather with news from other places. Tis small enough that our appearance. Vabbè, fidiamoci, c'è poco da dire, non è che abbiamo tante idee. That, tis close, and I know the way. 'Twas she who raised me, and thus I consider her my mother. Questo veramente farsi i cazzi suoi, comunque. Vabbè. Yes. She would no more tell me than you, I assure you. From time to time, I have been to the village I mentioned, watched its people, and pondered what curious beings they are. On occasion, I purchased goods from the village merchants. There I spoke with men a little. There they stared, and... Ma hai già avuto esperienze. Mother wishes for me to expand the horizon of my experience beyond the wilds. Even she was not born here. You're Simon? Okay. What I want... Vedere le montagne, l'oceano. Vuole vedere un po' il mondo, giustamente. So, yes, this is what I want. Actually, leaving is harder than I thought, however. Okay. Perhaps Mother is right. It must simply be done quickly. The real question is how we are going to get your friend past the Darkspawn, is it not? That's true. We can sense the Darkspawn. Conversely, they can sense us. You won't right away. No. It takes time. Mm. We should be able to sneak past smaller groups, but larger ones, or particularly intelligent Darkspawn, will always detect us. Mother has given me something else for them to smell instead as we pass by. It is important we head out of the wild, however, not farther in. They come from underground, like an eruption. They broke through deep within the meglio forest. Andarcene, non c'è dubbio. That is where they will be most concentrated. Farewell, Mother. Do not forget the stew on the fire. I would hate to return to a burned down hut. Bah! 'Tis far more likely you will return to see this entire area, along with my hut, swallowed up by the blight. All I meant was... Yes, I know. Do try to have fun, dear. Have fun. Alistair approva. Codice aggiornato. No? Morrigan approva, missione aggiornata. Codice. Pesissimo. Allora abbiamo Flemet più altra gente... qui, che lampeggia, bene. Leggiamo di Flemet. Però, ci siamo. Non ti è richiesto di fare nulla, men che meno avere fede. La leggenda racconta che, ere fa, Ban Conobar prese in sposa una bella giovane che covava un talento segreto per la magia, Flemet di altura perenne. Ah! Per un periodo vissero felici, fino all'arrivo di un giovane poeta, Ozen, i cui versi rapirono il cuore della dama. Chiesero aiuto alla tribù Chasind e si nascosero dall'ira di Conobar nelle selve, finché non ricevettero notizia che il Ban era in fin di vita. Il suo ultimo desiderio era di vedere ancora una volta il viso di Flemet.
I due amanti fecero ritorno, ma era una trappola. Conobar uccise Ozen e imprigionò Flemeth nella torre più alta del castello. Addolorata e incollerita, Flemeth lanciò un incantesimo per evocare in questo modo uno spirito che scatenasse la vendetta contro suo marito. E vendetta ricevette, ma non come aveva previsto. Lo spirito si impossessò di lei, trasformandola in un abominio. Divenuta una creatura folle e deforme, Flemeth uccise Conobar e tutti i suoi uomini. Poi fuggì di nuovo nelle selve. Per 100 anni Flemeth tramò, rapendo uomini Chassind per generare mostruose figlie, creature orribili che potevano uccidere gli uomini incutendo loro terrore. Queste streghe delle selve Korkari condussero un esercito di Chassind contro le tribù Alamarri. Vennero sconfitte dall'eroe Cormac e tutte le streghe furono bruciate. O almeno così si racconta, ma ancora oggi i selvaggi sussurrano che Flemeth viva ancora nelle paludi e insieme alle proprie figlie rapisca coloro che si avvicinano troppo. Capiamo quindi che possono essere scritte le peggio stronzate, ovviamente. La madre di Morrigan salvò gli ultimi custodi grigi in cima alla torre di Ishal, ma chi o cosa sia davvero Flemeth resta un mistero. Però, Alistair, sai, quello che mi piace del flagello è il modo in cui unisce le persone. Alistair era un novizio dell'ordine dei Templari quando Duncan lo reclutò nei custodi grigi, o piuttosto lo salvò, come direbbe Alistair. Sua madre era una serva, morta quando Alistair era ancora molto giovane. Fu cresciuto da Eamon Garryn, per un certo tempo Arl di Redcliffe. Arl Eamon Garryn. Non esiste nobiltà senza impegno. Tutti dobbiamo ciò che possediamo, comprese le nostre vite, alla nostra terra e alla nostra gente. Zio materno di Re Kylan, Arl Eamon è uno dei consiglieri del re più affidati. Redcliffe, benché non sia una parte del Ferelden particolarmente ricca o grande, si trova in una posizione strategica. Il castello difende il passo occidentale che porta a Orlé, così come la principale rotta commerciale con Orzammar. Arl Eamon è un uomo rispettato, anche se non particolarmente carismatico, e Re Kylan una volta disse di lui: «Mio zio Eamon è un uomo di cui tutti parlano bene quando si ricordano di parlare di lui». Morrigan, strega delle selve, queste sciocche leggende sono fantasie. Non sapete ragionare con il vostro cervello? Morrigan parla poco di sé, non nega di essere una strega delle selve, ma oltre a questo nulla è certo sul suo conto. Sua madre sostiene di essere Flemeth. Se questo fosse vero, allora Morrigan potrebbe essere una strega molto potente, poiché i racconti sulle figlie di Flemeth parlano di donne orribili, mostruose, in grado di uccidere un uomo incutendogli terrore. Fu generata per accompagnare i custodi grigi sopravvissuti. Flemeth disse che era un modo per ripagarli di aver salvato loro la vita alla torre di Ishal. Generata. Questa cosa di... sicuramente non sono brutte come dicono, ma questa cosa di generata... sì, però comunque che vuol dire generata? Boh. Un po' stranina come traduzione, probabilmente. Vabbè, diciamo che comunque le viene dato come scopo vitale. E infatti è la nostra castra. Abbiamo un bel livellino per Alistair, che ha forza, destrezza, volontà. Non è male, però sicuramente gli darei costituzione. Sicuramente gli darei forza. Ma sentite, diamogli volontà, tanto per variare un po'. Possiamo dargli addestramento perfetto e diciamo che sicuramente glielo diamo. Arma e scudo, lui è quello che usa. Essendo templare, qua deve essere di nono livello, purificare, colpo virtuoso. Sì, è il paladino praticamente. Possanza... proprio fare da bersaglio, eh. Però è utile avere qualcuno che lo faccia. Ma non sono la stessa maledetta cosa, minacciare, provocare, accidenti. Questa è prolungata. Questa è una botta e via. Ah, non sono sicuro se voglio farla. Però non voglio fare che sia veramente un doppione di Simon, quindi diamogli questa cosa.
Mi sembrano veramente identici. Attira l'attenzione e aumenta l'ostilità. Aumenta l'ostilità. Attirando l'attenzione. Ma semplicemente uno rimane e l'altro è... Allora preferisco questo. Va bene. Ragazzi. Perché non hanno il pallino intorno? E perché siamo così zoomati? Oh. Allora, qua c'è Flemeth. Questa è la zona in cui ci troviamo. Tutta da esplorare. Mappa del mondo. Cioè, qua si esce al mondo. Un bel F5. Beh, non credo ci sia ancora. Ma vediamo se ci sono. E potreste venire con noi? Tra l'altro sarebbe una super figata. I prefer to remain here. Considering what the world has done to me, I have already done more than it deserves. That is between the world and me. Your business is elsewhere. It is not a matter of power. No one person in all of Thedas has enough power to stand against a blight. Were that the case, sending you two would be quite the jest. What is important is that you are both Grey Wardens. Your task is to unite the land, inspire its men, and turn them from their petty politics to face the Archdemon. In that, you are more powerful than I by far. I am but an old woman whom the world has largely forgotten. Yes, you should. You have a whole lot of darkspawn to get past before you sleep. Un po' di ravanaggio fuori da casa sua? No, eh? Direi che è ora di andare e di salutarla. Eh sì. Vabbè, Lothering è dove stiamo andando. Ah, noi siamo qui, dobbiamo andare a Lothering, va bene. Poi c'è... Ah, finalmente vediamo questa mappa come si deve, eh. Allora... Di là verso Orlé, si diceva, montagne gelide. Lago Kalenhad. Redcliffe. Castello di Redcliffe. La torre del circolo. Lothering. Come va? Daenerys. Ma noi da dove cacchio siamo arrivati? Accampamento del gruppo. Ma ok. I Ban, il Ferelden, Colli Meridionali, Entroterra, Selve Corcari, Montagna, il Litorale, Mare del Risveglio, Nord verso i Liberi Confini, Oceano di Amarantine, o Amarantino come cavolo si dice, Picco del Drago. Ok. Va bene, dobbiamo andare a Lothering, dico bene. Quindi semplicemente si mappizza, si clicca e si va. Così easy? Sembra di sì. Caricamento. Va bene. Cazzi. Beh, Lothering poi deve essere... No, Daenerim! Ma io devo andare a Lothering! Ma come Daenerim? Ah, è altrove. Beh, tra l'altro è la sua... We must rebuild what was lost at Ostagar, and quickly. There are those who would take advantage of our weakened state if we let them. We must defeat this darkspawn incursion, but we must do so sensibly and without hesitation. Your lordship, if I might speak. You have declared yourself Queen Honora's regent and claim we must unite under your banner for our own good. But what of the army lost at Ostagar? Your withdrawal was most fortuitous. Peso.
Everything I have done has been to secure Ferelden's independence. I have not shirked my duty to the throne, and neither will any of you. The Bannorn will not bow to you simply because you demand it. Understand this. I will brook no threat to this nation from you or anyone. Bantigan, please! Your Majesty, your father risks civil war. If Eamon were here... Hey, Eamon. Bantigan, my father is doing what is best. Did he also do what was best for your husband, your Majesty? Insomma, mic drop davvero, mic drop davvero. E tu? No, un altro guerriero, no, raga, no, dateci un ladro, vi prego. I guess that fellow is the leader. Ok. They don't look much like their mother, you know. Maybe we should just let these ones pass. Nonsense. Greetings, travelers. Highwaymen, preying on those fleeing the Darkspawn, I suppose. They are fools to get in our way. I say, teach them a lesson. Now, is that any way to greet someone? A simple 10 silvers and you're free to move on. Lì vedo un martello bello grosso, uno a due armi. Non siamo dei profughi. Siete esattori di Dazin. Mi sa che combatto. No, io non voglio dargli nulla. What did I tell you? No wagons, and this one looks armed. The toll applies to everyone, Henrik. That's why it's a toll, and not, say, a refugee tax. Oh, right. Hanno anche due amici con le frecce dietro, eh? You still gotta pay. Indeed, for the upkeep of the Imperial Highway. It's a bit of a mess, isn't it? Not much gets past you, I see. Okay. It's not really a toll. Which is see? Do shut up. Even a Genlock would have understood that. A Genlock, quindi, okay. Well, I can't say I'm pleased to hear that. Si combatte. We have rules, you know. Right. We get to ransack your corpse then. Those are the rules. Proviamo a intimidire. Non credo sia la nostra specialità. Did he say he's a Grey Warden? Them ucciso il re. Ma Dio. Cosa? What do you say, gents? With that kind of bounty, we can retire. Let's be heroes to the kingdom. Vedi sto stro... Incredibile. Incredibile sto bastardone. Beh, abbiamo ottenuto delle informazioni veramente importanti. Ma senti, fai così. Tu vai lì. Tu vai lì. Beh, e tu che cazzo fai? Allora, tu che cosa hai più che altro? Allora, stretta invernale. Ah, pensa a te. Assorbe vita. Carino. Frastornare. Bellino. Malocchio debilitante. Forma di ragno. Un druido, insomma. Orrore. Beh, non è male. Esplosione mentale. Stordisce i nemici. Fulmine. Armi gelide. Erbori. Fai esplosione mentale. Mentre voi tre dateci dentro. Ok, tu infierisci. Tu vai lì. Tu vai lì. Mentre tu fai... Mm.
Mi fai un frastornare. No, non sul frastornato, PD! Dai, cazzarola. Cosa fai frastornare sul frastornato? No. Pessima idea. Scusa, ma tu dove cazzo stai andando? Io pensavo venissi... Vabbè. Non è così grosso. Cioè, è grande di dimensioni, ma non così forte. Forse ho fatto una cazzata. A liberarmi subito delle sue capacità di casting. Ok, un bandito è andato giù. Oh, maledetta telecamera. Ma PD! Ma che cazzo? Allora, tu. Lì. Voi. Qui. Anzi, tutti qui. Simon, se non viene massacrato non sta bene. Pace. Ah, PD, Simon, cazzo. No, ah, è Alistair. Cazzarola, ragazzi. Ma sempre a terra andate, dai. Questi pestano. Merda, pestano come dei fabbri, cazzo. Cazzo. All right. We surrender. Siete morti. We're just trying to get by before the darkspawn get us all. Io potrei fare molto di meglio. Tu sei un criminale. Yes, I'm a criminal. I admit it. I apologize. Non ho attivato il muro di scudo. Ma ce l'aveva. Pensavo che ce l'avesse come. Automatico. Well, what could I tell you? We aren't even from these parts. It's packed full. The band took his men north with Tern Loghain, so there's no one looking out for it except a few Templars. Beh, questo in realtà non ci va male. I was just trying to feed my family, you know? Everyone's saying pesissimo. Ci ha sputtanati, ovviamente. Got him and themselves killed. Tern Loghain pulled out just in time. First thing he's doing as regent? Putting a bounty on Grey Wardens. Pessimo. Couple, maybe. A group of wounded Ash Warriors came by earlier. Got right out of their way. Ma cioè lui ce l'aveva nelle tattiche. Eh? Nelle tattiche aveva come prima cosa attiva lo scudo, il muro di scudo. Watching for folks fleeing from the south, chasing from the wild farmholders mostly. There aren't soldiers here anymore, so we help ourselves. We try not to hurt anyone too much. Well then, let me go. No. Quali autorità? Sarebbe quasi da derubarli. I'm not going down without a fight. Ragazzi, cioè, mi hai solo che interrotto. Beh, bene, lei è tornata a fare la caster e questa cosa ci sta bene. Ma vediamo cosa fa di default. Ok, fa il suo dardino anche lei, quindi va bene. Sì, ma Simon, tipo... Curati, cazzo! Brava. Non ho capito perché Simon non si cura.
andato giù. Ma come non li ha più? C'era scritto 2. Bandito, perché era sotto a Simon. Simon già qualificato come bandito. Medaglione del cavaliere. Dovrei dare un piccolo ritratto di una giovane donna dai capelli castani. Ah. Biglietto del cavaliere. Scritto da Sir Henrik, cavaliere di Redcliffe. Quindi questo va nel codice, ora avremo un aggiornamento. Il templare caduto. Nuovo codice, un messaggio di Sir Henrik. Andiamo a vedere. Eccolo qua. E abbiamo novità anche per cultura, storia e personaggi. Molti dei miei compagni d'armi hanno cercato l'urna. Sicuramente uno di loro deve aver trovato fratello genitivi. Fratello genitivi è un grossissimo, eh? Eh sì sì, adesso prendo le fiaschette. Comunque, finché non saprò che tutto va bene, devo procedere come pianificato. Fratello genitivi possiede la chiave per trovare l'urna delle sacre ceneri. Questo l'abbiamo sempre saputo, ma ora credo di sapere dove si trova il fratello genitivi. Sono stato nella sua casa di Denerim e ho trovato una traccia. Mi sorprende che gli altri cavalieri non abbiano fatto lo stesso. Forse sì. Attendo il rapporto a Lothering, devo andare immediatamente da lui e riferirgli quanto appreso. Se qualcuno dovesse trovare questo scritto, chiedo solo di informarlo del mio fatto. Prego che egli possa completare ciò che io non ho potuto. Peso! Pesissimo, è quello che mi sta scrivendo il codice, veramente. È fondamentale, fratello genitivi. Personaggi, mamma mia, quanti! La regina Anora, i nostri progenitori ci hanno fatto dono della libertà, non sprechiamolo, per fortuna. Unica figlia dell'eroe di guerra Logan MacTyr, Anora non ha mai amato restare dietro le quinte. È convinzione comune che, nei 5 anni in cui Anora e Kylan regnarono insieme, era lei a detenere il vero potere. La gente del Ferelden, tanto la nobiltà quanto le persone comuni, la stima molto più del marito ed è l'avanti il rispetto anche delle nazioni straniere, poiché un tempo l'imperatrice Selene o Selene di Orlé dichiarò: Anora del Ferelden è una rosa solitaria tra i rovi. Logain, aggiornamento. Quando tornò a Denerim, dichiarandosi reggente di sua figlia, la regina Nora, pretendendo che il Ferelden lo seguisse, quindi tornò a Denerim, pretendendo che il Ferelden lo seguisse contro Prole Oscure. In tal modo si inimicò molti Ban, l'abbiamo visto. Ban Tegan Gerrin. I Ban non si piegheranno a vostro volere solo perché gli ordinate. Fratello minore di Arl Eamon di Redcliffe e zio di Kylan, Tegan controlla il Bannorn di Reynesfer, una piccola provincia di Redcliffe tra le montagne gelide e il lago Callenhad. Ora abbiamo dei riferimenti. Ban Tegan evita la corte di Denerim tranne che per andare a caccia con suo nipote. Raramente parla all'incontro dei popoli, preferendo lasciare la politica al fratello. Cultura e storia. 128. Lothering. In tempi antichi Lothering era poco più che un piccolo avamposto commerciale che serviva la fortezza di Ostagar, a sud. Oggi è diventato un centro più grande, rifornisce Redcliffe e la comunità di mercanti e di nani di superficie nei pressi di Orzammar. La sua posizione lungo la strada del nord gli conferisce un valore strategico e per questo motivo il controllo di Lothering è stato da sempre al centro di lotte fra i Ban meridionali e l'Arlea della distesa meridionale. L'intervento di Re Callenhad in persona, il quale assegnò il villaggio alla distesa meridionale durante l'era sacra, ha posto fine in gran parte al feudo. O perlomeno al suo aspetto, tratto da La ricerca del sapere, i viaggi di uno studioso della chiesa di fratello genitivi. Selin era. Ok. Sì, Kylan non lo rispettava nessuno, poveraccio, alla fine è morto, non voglio dire da eroe, però insomma, ha fatto bene il suo. Stavo un attimo riflettendo. Avremo veramente da fare le pozioni? Accidenti, Simon, quante ba... Ah, ma questo 2 è perché è la numero 2, che pollo. Colpa mia. Questo è interessante. C'è anche così. Back in the attack. Thank you.
Lei senza pozione, molto bene. Molto bene. Là dietro non c'è del ravanaggio, immagino, no, infatti. Ok. Interruttore della trappola, che cazzo è? Ah, per crearle. Ok. Guanti di scaglie di ferro. Oh! Migliora per Simon! Incredibile, ottimo. Qui pari sono. Ecco il suo pezzo. Ok, ok, ok. F5. Well, there it is. Lothering, grazioso come nei dipinti. Ricoperti di sangue, lei invece perfetta. Falling on your blade in grief seemed like too much trouble, I take it. Is my being upset so hard to understand? Have you never lost someone important to you? Just what would you do if your mother died? Before or after I stopped laughing. Right, very creepy. Forget I asked. Non litigate, ragazzi. His navel. No, non dire così. Dai, sentiamo cosa ha da dire, accidenti. Oh, I get it. This is the part where we're shocked to discover how you've never had a friend your entire life. I can be friendly when I desire to. Alas, desiring to be more intelligent does not make it so. Finiranno per sposarsi. I thought we should talk about where we intend to go first. Fergus. Eh sì, prima sapere cosa sta succedendo, eh. Beh, il piano generale abbiamo già deciso, l'hai deciso te, anzi. Sì, sì, sì. These treaties, have you looked at them? The treaties, the ones we got from Flemeth. Sì, lo so, PD, ma dai, ho capito, ma che cosa ti devo dire? Ho letto tutto. Main groups that we have treaties for. The Dalish Elves, the Dwarves of Orzammar and the Circle of Major. Okay. I also still think that Arliman is our best bet for help. Ma lo sappiamo. We might even want to go to him first. I can give you directions if you like. Sì, ma è giusto. He'll be at Castle Redcliffe, in the far western part of Ferelden, next to the mountain passes. If he isn't there, someone will be able to tell us where he is. Okay, però prima parlare con gente a caso poteva essere. If we head eastward towards the Brasilian forest, we should hear word of one of the clans that wanders that area. Okay, speriamo che tutto questo venga mappizzato. We would need to speak to their king in Orzammar. That means heading west. Montagne, okay, beh, più o meno ce l'ho. That would be at their tower on Lake Callenhard to the north. We'll be looking for the first enchanter, whoever that is. If he isn't out in the field with his army, he's probably going to be. Lo sappiamo dalla cutscene che abbiamo spiato. But somehow I suspect that they're not going to let us just walk around. Ci farebbero a pezzi, ovviamente. Then you have a plan. Go after your enemy directly. Find this man Loghain and kill him. È una follia Morrigan, è veramente una stronzata questa. Yes, he certainly wouldn't see that coming and it's not like he has the advantage of an army and ed eri quella sveglia tu? I was asked for my opinion and I gave it. If your wish is to come up with reasons why something cannot be done, we will stand here until the darkspawn are upon us. Fair enough. Let's head into the village whenever you're ready. Dai. Pollo.
C'è un pollo. Beh, non sono solo. Un rifugiato. Ok, questi temono ovviamente la gente armata fino ai denti, lo capisco. Ma qua si passa. Rifugiato, rifugiato, rifugiato. Radice elfica. Ragazzo rifugiato, rifugiato. Insomma, non ne vogliono sapere di noi. Ci può stare, li capisco. Ragazza rifugiata, contadino. Un po' di musica così, che fa un po' Zelda. Rifugiati everywhere. Qua c'è roba, mappa. Ah, ok, siamo fuori in realtà, siamo nella zona dei rifugiati. Andiamo a togliere il pane ai rifugiati. I have a wonder, Alistair, if you will indulge me. Do I have a choice? Of the two of you that remain, are you not the senior Grey Warden here? I find it curious that you allow another to lead while you follow. You find that curious, do you? In fact, you defer to a new recruit. Is this the policy of the Grey Wardens, or simply a personal one? What do you want to hear? That I prefer to follow? I do. You sound so very defensive. Io spero che questo non finisca per un contrasto alla Baldur's Gate, che uno dei due lascia il gruppo. Beh, io qua non mi metto a parlare con i generici rifugiati, cioè non credo siano importanti. Abbiamo tolto loro di che vivere, possiamo andare avanti. Non credo che contadino sia più importante. Templare? Non troveremo un rifugio sicuro? Is lost, addirittura. Beh, li abbiamo ammazzati. We've had refugees streaming from the south for the last two days. The chantry and tavern are full to bursting. There simply isn't enough food to go around, and we Templars can barely keep order. You'd be better off elsewhere, my friend. I'm just out here to keep an eye out for Darkspawn. Okay. Please ask someone in town. No offense. Okay. The ban has marched north with Terran Loghain, so Lothering's on its own. Most folks look to Elder Miriam. Otherwise, you could speak to Sir Bryant in the Chantry, I suppose. It's up to you. Beccheremo tutti. Ah, look how they moan and wail and gnash their teeth. It is sad to watch how helplessly they. Fa un sacco di osservazioni la nostra Morrigan. Cane. Macerie, cassa. Falce dorata 4,90 era oscura. Che vuol dire? Pensa. No, basta sto inventario di merda, maledizio, dobbiamo assolutamente andare a vendere roba. Questo orrendo pugnale di ferro. Distruggi. Tanto venderò tutto praticamente. Elmo di cuoio borchiato grossolano distruggi. Grossolano distruggi e distruggi. Basta. Non credo ci fosse grande valore dentro a questi oggetti. La quantità di funghi delle profondità che abbiamo tirato su è impressionante. Elmo di cuoio curato, ma vai a zappare. Impiasto curativo minore invece va benissimo.
Ah, il ravanaggio, la Baldur's. Oh, oh, oh! Oh, che cazzo vuoi? You profit from their misfortune. I should have the Templars give away everything in your carts. You wouldn't dare. Dobbiamo difendere il mercante perché dobbiamo comprare da lui. Tra l'altro abbiamo una quantità di denaro noi che potremmo riavviare l'economia di sto posto. You there? You look able. Would you care to make a tiny profit helping a beleaguered businessman? You could say that, yes. The nerve of these. Che cacchio sta succedendo? He is charging outlandish prices. The things people desperately need. Their blood is filling his pocket. E noi vi stiamo togliendo tutto. The survival of the fittest. All of these cretins would do the same in his shoes. Lei è cinica, ma non ha mica torto. I have limited supplies. The people decide what those supplies are worth to them. You bought most of your wares from these very people last week. Now they flee for their lives. Finirà malissimo. You want to talk business? Look, stranger. I have 100 silvers if you drive this rabble off, starting with that priest. I'm an honest merchant, nothing more. Facciamo i buoni. Would it help these folks if they could buy no goods at all? They spend their very last coin because they are desperate. And this man, as surely as the bandits outside the city. Abbiamo bisogno di aiuto, di informazioni. Drive off this woman and get your 100 silvers. Otherwise, I'm taking my wagon and leaving. Proviamo a intimidire. Proviamo a persuasione. And hear more belly aching? I'd rather take my goods back to dinner. Non è la nostra specialità. You wouldn't dare. I'm leaving. And who's gonna make me leave? Ma guarda, siamo armati fino ai denti, cioè. Darkspawn choke on your cheap hides. Ah. I suppose it couldn't be helped. Maker, help us all. Siamo stati buoni. Baule chiuso, PD. Abbiamo perso il mercante. Eh? Arco corto di frassino che sto per distruggere. Speriamo di avere possibilità di mercanteggiare, perché... Bacheca del cantore, devo fare molto The Witcher, non voglio missioncine del cazzo. Sì, la bacheca è importante. Lì c'è la cappella, qui c'è il rifugio di Dane e qui c'è Allison. Ok, andiamo a vedere. Questo è il cantore, eh? Vai, vediamo prima la bacheca. Banditi, banditi ovunque. Sì. Sono le missioncine. Depredare il rifugiato. Il depredare cospicuo per la cattura, esecutare i capi dei banditi. Ma l'abbiamo già fatta, è già completata. Missione aggiornata, ma l'abbiamo pur fatta. La zona nord, a nord, ok. Tre gruppi di banditi a nord, no, col cazzo. Ok, vediamo qua. And Eileen spoke unto the masses, my hearth is yours, my bread is yours, okay. My life is yours. For all who walk in the sight of the Maker are one. Let all repeat the chant of light. Only the word dispels the darkness upon us. He can't answer you. He's chanted Devon. Non può rispondere il cantore Devon. One of them that can only say the chant. Pensa a te, possono pronunciare soltanto il canto della luce. Has letters of good deeds to be doing. Okay, okay, sì, sì, my sì. My father fixed Widow Allison's roof once, and the chart. Allison dirà, eh. A learned child is a blessing upon his parents. Dio, questo uomo parla solo a citazioni del libro sacro. Unless it's the chant of light, no. And so Rajmael in the heathen temple recanted. Speak only the word, sing only the chant, then the golden city is thine, spoke Andraste. Il creatore è un asino.
Blessed are the peacekeepers, champions of the just. Va bene, che personaggio, ragazzi. Ok, andiamo qua. Oh, io rifugiati li sto skippando di default. They will feast upon our hearts. There is nowhere to run. This evil will cover the world like a plague of locusts. Bello, please, però. You're scaring the children. Better to slit their throats now than let them suffer at Darkspawn hands. There, one of their minions is already amongst us. This man bears their evil stench. Il fettore. Can you not see the vile blackness that fills? Non è che sei un ex guardiano? Bella questa caratterizzazione. Sembra veramente di essere in un villaggio medievale, un po' il settimo sigillo, no? I watch the Black Horde descend on my people. I will not be silent. Please stop. Somebody shut his mouth. But isn't he right? The ban left us. We're going to die. This minion is but the first of those who will destroy us. Voglio essere buono. My family, my clan, those creatures butchered them all. Some of us fled here, but we cannot escape the Darkspawn. No, I won't listen to the words of a man tainted by Darkspawn. È che siamo pippe come persuasori. My wife screams as they dragged her off. Why am I here? I should not have come. L'abbiamo neutralizzato. There's no hope for us. No, no, ce n'è. Sarebbe veramente da dire di lasciare questo posto. Fallito il tiro. Then what shall we do? Ma se lo sai, vai. Non è stata una grande serie di dialoghi. Vecchio, ma sei andato via, giusto? Templare. That blasted chasing gone, my headache will go as well. Beh, se non altro ti abbiamo fatto un favore, però. Ascia di ferro, inventario. Ecco, guarda, l'ascia di ferro può rimanere lì. Siamo veramente in difficoltà. Abbiamo bisogno enorme di vendere roba, fare cose. If you seek refuge in the Chantry, there's simply no room left. Ah, pure. So many are coming to Lothar. Make no assumption. Ma io la voglio anche un'armatura così. Within, if you seek to offer devotion to the Maker, however, may he protect us all. Were? Did you drive them off? Well, so okay, buono. That. Sir Bryant. Ah no, la madre. Itself, sì, 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 okay, okay. Sir Bryant heads the Templar stationed here. Not since Taren Loghain passed by with his army. It's a shame about the king. But with the Darkspawn coming, few can think of anything else. Make her watch over you. Andiamo. Da Sir Brian dovremmo trovare qui, o forse la tizia? lo so, io spero ci siano altri vendor. Quello lì l'abbiamo fatto scappare via. Ci servirebbe davvero... una bazza. Allora, rifugiato, li schippo. Lì c'è Sir Bryant con tutte le bazze. Lì c'è un libro interessante e importante. Però direi che qua faremo sicuramente scattare. Il primo flagello, capitolo 1. Ehi! Ragazzi,
Letture viola. Il Tedas è una terra di grandi diversità, dai principi assassini di Antiva ai grifoni svaniti delle Underfell. Ma nei miei viaggi ho sentito un racconto che unisce la gente di questa terra. È una storia di orgoglio e dannazione, anche se le versioni differiscono tra loro, l'essenza del racconto è la stessa. All'apice del suo potere, l'impero Tevinter si estendeva su gran parte del Tedas e univa il mondo conosciuto sotto il dominio tirannico dei Magister. Si dice che gli antichi dei adorati dai Magister concedessero loro la conoscenza della magia del sangue e che i Magister usassero questo potere proibito per cementificare il proprio dominio. Il sangue degli schiavi elfi e umani scorreva sugli altari dei Magister per incrementarne la cupidigia. E i racconti dei loro eccessi sono talmente orribili che si può solo essere felici che oggi la magia del sangue sia stata bandita. Ma tutto ciò che sale prima o poi deve scendere. Forse avevano previsto la loro rovina, o forse il loro orgoglio non conosceva limiti. Ma qualunque fosse la ragione, i Magister osarono aprire un portale magico sulla città dorata nel cuore dell'oblio. Cercarono di usurpare il trono del Creatore da lungo tempo vacuo, dopo che il Creatore aveva voltato le spalle alla propria creazione. I Magister volevano attaccare il Paradiso con i loro poteri e assurgere alla condizione di dei. Questo è ciò che la Chiesa, nella sua tendenza a minimizzare, definisce secondo peccato. Secondo la maggior parte delle versioni del racconto, i Magister raggiunsero davvero la città dorata ed entrarono nella dimora del Creatore, dove nessun essere vivente prima di loro aveva osato o era stato in grado di avventurarsi. Ma all'umanità non spetta il diritto di percorrere le vie del Paradiso. I Magister erano macchiati dall'orgoglio e da altri peccati e la loro presenza inquinò la città dorata. Ciò che un tempo era una cittadella santa e perfetta divenne una distorta dimora di tenebre e incubi. I Magister furono ricacciati nel loro portale e maledetti per il loro tradimento. Come la città dorata era stata macchiata, lo stesso valeva per i Magister, che, trasformati in creature delle tenebre, diventarono i primi prole oscura. La città dorata, un tempo faro luminoso nel cuore dell'oblio, divenne la città nera, a ricordo del prezzo pagato dall'uomo per il suo orgoglio. Tratto da racconti della distruzione del Tedas di fratello Genitivi, studioso della Chiesa. Ragazzi, beccarsi fratello, cioè il fatto che qualcuno voglia beccare fratello Genitivi oggi è piuttosto stranino. Questo è l'unico, questo è non prevenuto. Sir Donald, con Sir Donald si può parlare, Templar, parliamo con Sir Bryant. Kobe. Yes. Who might you be? Spoilerare che siamo custodi grigi. I am Sir Bryant, commander of Lothering's remaining Templars. Forse ci siamo. You don't seem like the other refugees. Are you one of Arl Eamon's knights? Mi fido. I see. Tan Loghain declared all Grey Wardens traitors responsible for the king's death. You know this, I hope. I don't believe the Grey Wardens would be as careless or malicious as the Tan claims. But either way, there it is. It is best you not linger, though. Just vabbè, questo era già chiaro. Maker's breath, how many times must we drive them off? Addirittura possiamo mentire. All of them, by yourself. Beh, siamo un gruppo, no? It's true. I saw it from my post. It was over so fast, we didn't even have time to get over there. Sad that it needed to come to that. But then they asked for it. Ma ben volentieri. Magari. Beh, sì. If it interests you, there is a chanter's board outside full of quests. Questa non è una ricompensa, c'erano già le mission. La vostra ricompensa è fare delle side quest. If the matter is important, certainly. Notizie? Other than the darkspawn horde bearing down on us, none of it is good. Tan Loghain is set to declare himself king. Vuole dichiararsi re. Disaster. Piled on disaster. Cosa intendete dire? Tan Loghain has no legitimate claim on the throne. He may be a hero and his daughter may be queen, but he is a commoner. And the king's court. He is a commoner. Old. If Arl Eamon was able to intervene, perhaps it would not have gone this far. I do not care who takes the throne. Only fools fight over who owns a cottage while it burns down around them. Sei molto saggio, bravo.
Al-Iman has ecco, si è pure ammalato. His knights are on a quest for the sacred urn. La sacra urna, eh? Said to cure any malady. Qua, veramente Indiana Jones. They chase miracles as the only cure. One of the Arl's knights, Sir Donald. Sir Donald è lì, ok. For fantasies, well, never mind. Ask him if you care about this foolishness. They are. With the Ban having taken his men north, the village is left to its fate. Yes. We will evacuate as many as we can before the Horde reaches us. I will stay as long as I'm needed. Now, unless there's something else you need. I cannot openly help you, I fear, but... Questa chiave? Here, take this key. It opens the large cabinet on the far wall. There is more there than we can carry when we... Sì, ma io ho bisogno di un vendor, maledizione, davvero, non ce la faccio più. Travel safely. Cazzarola. Abbiamo veramente bisogno di un Vernor ricevuto. Codice aggiornato. Oggetti ricevuti. Ok, siamo comunque finito. Misteriosa malattia. Esatto. Accidenti. Rifugiato. Sir Donald con calma. Fratello salmodiante. Porca loca. Libro, ancora letture, PD, aspettate, vieni qua. Armadietto, quello che ci ha detto lui di fare. Beh, buonissimo, grazie. Questo ci ha fatto piacere. La venerata madre, con due templari intorno. Libro. La chiesa imperiale. Eccoci ragazzi. Alcuni sostengono che la chiesa è identica in ogni luogo, che la divina di Val-Royo regna suprema agli occhi del creatore e che questo fatto è discusso in tutto il Tedas. Non credete loro. Il secondo comandamento del creatore, la magia deve servire l'uomo, non dominarlo, non ha mai avuto lo stesso significato nell'antico impero Tevinter. E in un altro luogo. Qua forse la traduzione. Lì la chiesa interpretava tale regola come se i maghi non dovessero mai prendere il controllo delle menti degli altri uomini e che altrimenti la loro magia dovrebbe andare a vantaggio dei dominatori degli uomini. Quando i chierici del Tevinter modificarono il canto della luce per riflettere questa interpretazione del comandamento, la divina di Val-Royo ordinò ai clerici, in realtà, ai clerici questa volta, vabbè, ok, di tornare al canto originale. Prima era chierici, poi clerici. Vabbè. Questi si rifiutarono e sostennero che Val-Royo era corrotta. La discussione proseguì fino a che nell'era delle torri, 487, la chiesa del Tevinter elesse il proprio legittimo e incorrotto divino Valhail, maschio e fra i membri più prominenti del circolo dei magi di Tevinter. Questo nero divino fu vituperato fuori da Tevinter e la sua esistenza era considerata un'offesa alla chiesa del Val-Royo. Una sorta di eresia, tipo. Madonna. Dopo quattro marce sacre finalizzate alla rimozione di questi ribelli, tutto ciò che la chiesa di Val-Royo fu... Tutto ciò che la chiesa di Val-Royo fu un peggioramento della divisione. Questa parte è tradotta con il culo, ragazzi. Benché la maggior parte degli insegnamenti della chiesa imperiale siano gli stessi, i divieti contro la magia sono stati ridotti e i sacerdoti maschi sono diventati la maggioranza. Oggi il circolo dei magi governa direttamente Tevinter, fin da quando l'arconte Nomaran... venne eletto nell'era della tempesta 734 direttamente dagli incantatori con grande lode del pubblico. Si sbarazzò delle vecchie regole che proibivano ai maghi di prendere parte alla vita politica e nel giro di un secolo i veri governatori delle varie casate imperiali, cioè i maghi, presero posto al governo. Il divino imperiale viene eletto dai ranghi dei primi incantatori e opera sia come divino che come grande incantatore. Questo appare come un'eresia per qualunque membro della chiesa fuori dal Tevinter. Un ritorno ai giorni dei Magister, che portarono il flagello. Ma è così, e anche se abbiamo lasciato l'impero Tevinter alla mercé dei temibili Cunari, loro resistono ancora. Un ulteriore scontro tra il nero divino e la nostra cosiddetta bianca divina è inevitabile. Peso! Tratto dagli editti del nero divino di padre David di Carinus, 811 era benedetta. Che casino, ragazzi! Ce n'è di roba, eh? Sì, sì, il Tevinter è una teo-magocrazia, davvero. Fratello genitivi non fa questi errori, davvero. Allora, qui c'è la venerata madre, eh? È sicuramente un dialogo importante. Aspettate qua, mi affaccio giusto di qua.
Andiamo a vedere il libro. Facciamo l'ultima lettura viola, dai. Ah, poi c'è roba. Avventure della Volpe Nera. All'anagrafe Lord Remy Vascal, nato nell'era benedetta 863, la Volpe Nera fu un ladro le cui gesta ispirarono talmente tanti racconti che oggi è quasi impossibile determinare quali siano veritieri e quali frutto della fantasia. Nonostante le sue origini nobili, divenne una sorta di eroe tra la gente comune. Un po' Lupin, un po' Robin Hood. Una delle sue prime imprese fu ridicolizzare il tirannico e potente Lord di Valchevin. Indossando una maschera, la Volpe Nera compariva in pubblico e mandava a monte i piani del signore, al punto che questi mise una ricca taglia sulla testa di quella scaltra volpe, da cui l'origine del suo soprannome. Il principale cacciatore di taglie che accettò il lavoro, Carolis, divenne alla fine il compagno di crimini di Remy, ma soltanto dopo aver cercato di ucciderlo per parecchie volte. E questa è una delle storie più celebri raccontate oggi nelle taverne. Viene spesso esagerata per ritrarre Remy in modo comico, finché l'inspiegabile abilità di sopravvivere della Volpe Nera rende furioso Carolis e Remy, Carolis e Remy riesce a prendere il sopravvento. Carolis ne rimane colpito al punto da decidere di unirsi a lui. Dopo anni trascorsi a terrorizzare gli uomini del tiranno e ostacolare gli esattori delle tasse, uno dei passatempi preferiti di Remy, almeno secondo gli orlesiani, si dice che Remy fu tradito dalla sua amante, Servana di Montfort. In alcune versioni della leggenda si dice che fosse addirittura una maga del circolo, e venne catturato. Dopo oltre un anno di torture, Remy fu liberato dalla prigione grazie all'intervento dei suoi compatrioti e di Servana, pentita, e insieme fuggirono da Orlé. In questo periodo Remy viene visto in quasi ogni angolo del Tedas. Con il crescere della sua leggenda erano sempre più i locandieri e i mercanti felici di sostenere che la Volpe Nera avesse fatto visita al loro esercizio e avesse compiuto atti leggendari. Ovviamente. Se quanto dicono i racconti è vero, Remy condusse gli uomini del tiranno a una caccia infinita. Rimase coinvolto in un intrigo politico a Nevarra, fu perseguitato dai corvi di Antiva e infine rapito da un potente mago del Tevinter. In ogni situazione Remy riusciva sempre a sfuggire alla morte all'ultimo momento, sventava i piani del maligno e rendeva migliori le vite dei poveri e degli oppressi. Poi, come era prevedibile, si riuniva sempre la sua banda di avventurieri e cambiava paese. I suoi compagni, Carolis e Servana, il saggio nano Bolek e l'impetuoso cavaliere Sir Clementis, hanno dato vita a leggende proprie nel corso degli anni. Tutte le storie concordano nel sostenere che, a un certo punto, la Volpe Nera sparì. Lui e i suoi compagni si addentrarono nella foresta di Arlatan, alla ricerca della città sommersa degli Elfi, e non tornarono più. Molte sono le ipotesi su cosa sia accaduto loro in quella foresta, e altrettante le congetture su come poterli un giorno salvare. Tratto dalle avventure della Volpe Nera di Gaston Geralt, 9-11 Era del Drago. Incredibile sto gioco, ragazzi. Devo dire che è incredibile la quantità di lore. Qui ci vanno a giocare Garibaldi, veramente. Veramente. La quantità di lore che hanno creato per questo gioco è fuori di te. Io sono senza parole. Ma esiste un altro gioco con così tanta roba dentro? Forse sì, però... Non era così Baldur's, oppure sì? Non c'era così tanta roba. Cioè, così profonda, così dettagliata, connessa. Sempre Bioware, sì. È incredibile. Pazzesco. Qui abbiamo due dialoghi molto importanti. Io direi che ci possiamo ampiamente fermare qui perché sono le 23:43. La prossima volta facciamo quello che rimane di questo villaggio e poi ovviamente proseguiamo. Pensa a te, incredibile. Pazzesco, beh, molto molto bello, devo dire che è molto bello. E bisogna un pochino... Bisogna un pochino ricordarsi di andare piano, perché ovviamente ti viene da, sei in live, vuoi vedere, ti viene da accelerare. Bisogna andare molto lentamente, molto piano. Beh, ho capito un pochino meglio come si usa il gruppo, bisognerà fare ancora parecchi combattimenti. E... notevole, veramente notevole, non mi ricordo se ho salvato, lo rifaccio. Grazie ragazzi, grazie per aver seguito. Domani alle 15 live talk, parliamo di quello che volete. Domani sera alle 21 Final Fantasy X, ovviamente. Credo l'assalto finale. Grazie del supporto, Vorganar. Grazie mille, è importante, ti ringrazio molto. Buonanotte ragazzuoli, a domani, state benissimo.